this Christmas, and what have you done? Cari amici, eccoci arrivati, ormai un anno è quasi trascorso, l'albero di Natale penso che la dica lunga qua vicino a me. Un anno è passato, nonostante le intemperie, nonostante le piogge, nonostante che il maltempo non ci abbia aiutato molto, siamo con grande soddisfazione a dare un numero che quest'anno è oltre le 53.000 presenze. Presenze, quindi un ringraziamento, un grande ringraziamento a tutti voi che avete partecipato alle nostre manifestazioni, che con la vostra presenza ci avete dato la forza, la volontà di continuare. Il grande entusiasmo che abbiamo visto in voi è quello che ci permetterà anche il prossimo anno di essere presenti con tante manifestazioni. Oltre 64 manifestazioni quest'anno, come dicevo 53.000 presenze. Per cui con un grande ringraziamento da parte mia e di tutto il consiglio del Comitato Provinciale FIAP di Udine, io vi voglio augurare tante, tante, veramente tante buone feste e un buon inizio dell'anno. Un buon inizio chiaramente con tante altre belle passeggiate. Grazie a tutti, buon divertimento anche per questa sera e ci rivediamo sulle piste il prossimo anno. Tutti, siamo qui alla periferia di Udine ed esattamente presso la struttura sportiva di Beivars per la terza edizione di Ator Pator, questa bella corsa non competitiva che si svolge nella domenica che precede il Natale. I podisti sono già partiti, abbiamo un bellissimo percorso anche quest'anno, la corsa è organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Keep Moving di Udine. I percorsi sono due, da 7 a 14 km e vi porteranno a conoscere le zone rurali che si snodano appunto nella periferia di Udine, zone ricche di rogge, di mulini e di tante zone interessanti, ricche di peculiarità che correndo, camminando potrete scoprire. Adesso seguitemi, vi faccio da guida e andiamo a scoprire il percorso. Ci ritroviamo fra poco. Siamo in località San Bernardo con Anna Chiarandini che ci illustrerà un pochettino la zona descrivendoci le cose più importanti che i podisti passando possono vedere. Allora Anna, spiegaci un po' di cose belle di questa zona. Sì, allora questa zona ha delle peculiarità straordinarie. Allora verso Beivars i podisti hanno attraversato la zona dove ci sono le antiche fornaci, poi venendo verso Godia c'è il battiferro che era un'antica fabbrica e anche il mulino, corso continua verso San Bernardo dove c'è un'antica chiesetta e c'è anche un'antica fabbrica dopo il ponte che i podisti attraversano, quindi credo che sia una zona molto ricca anche di cultura. Siamo con un altro bel gruppo di podisti, abbiamo Anna la portavoce, allora tu fai il percorso dei 14, tutto bene? Come ti sembra il percorso? Beh, il percorso è bello, lungo gli argini del Torre, è molto interessante, i ristori sono ricchi, quindi direi che è il modo migliore per fare un buon augurio di buon Natale a chi ci sta ascoltando, da tutti noi. Buon Natale. Bene, grazie allora a questi podisti e buon proseguimento. So this is Christmas, for we can
Ecco, siamo qui a Godia, in una bellissima parte di Godia che ha, come potete vedere, il mulino e il battiferro. Qui abbiamo il signor Coiutti che lavora proprio qui, fa la farina, ci racconterà un po' la storia del mulino e anche del vecchio battiferro, dove secondo me, se avessimo i fondi, si potrebbe creare anche un bel museo. Ecco, lascio la parola al signor Coiutti. Ci racconti? Il mulino risale più o meno a cavallo tra il 1350 e il 1400, però dovrebbe esserci un documento che parla addirittura del 1307, però fonti ufficiali proprio non ci sono. Comunque la mia famiglia ci lavora dentro circa dal 1500 ad oggi. Il mulino in pratica lavora grano turco, orzo, vengono macinati un po' tutti i cereali, quelli possibili, e commercializzati. Dopo... E cosa ci racconta del battiferro? Battiferro e la famiglia Cossutti, lì bisognerebbe interpellare la signora Rosa, che lei dà una spiegazione più ampia e precisa. Ecco, adesso sentiamo le impressioni di qualcuno dei podisti che stanno transitando in questo momento in questa zona. Siamo con Beppe. Allora, intanto grazie e benvenuto a questa corsa. Ti è piaciuto il percorso? Sì, sì, è un percorso, non pensavo che era, è abbastanza comodo, tra asfalto e fuori, sì, un po' sterrato. Sì, mi è piaciuto, quindi io sono uno che siamo corricchio quasi ogni domenica. Ho quindi occasione di vedere un po' tutti i percorsi. Questo qua non è male. Siamo qui all'arrivo della questa edizione di A Tor per Tor. Abbiamo archiviata, appena finita, tutto è andato bene, una bella giornata. I podisti che abbiamo intervistato prima, avete sentito, erano soddisfatti, si sono divertiti, è stata una bella occasione. È stata anche ben partecipata, oltre 450 circa partecipanti, quindi non ci resta altro che ringraziarvi tutti per aver partecipato a questa edizione. Vi diamo appuntamento al prossimo anno, alla quarta edizione, quindi nell'augurarvi buon Natale, buone feste, ci ritroviamo il prossimo anno. Grazie a tutti. And so this is Christmas.